Lurido stronzetto. Non l'ho mai preso nel di dietro, ma per te potrei fare un'eccezione. Ti prego, Marta, voglio tornare a casa. Ora devi fare una scelta. Figli o sballo anale? Perché non so cosa ti abbiano insegnato in quelle 5 scuole, ma se lo infili nel culo, non li possiamo fare 3 figli. Hai capito? Senti, Marta, tornatene a casa. Mi stai facendo innervosire con queste stronzate da indeciso del cazzo. Fammi passare, Marta. No, ormai ti ho donato delle parti di me. È troppo tardi. Quindi il minimo che tu possa fare è aiutarmi a rimettere insieme i pezzi con una maledetta giustificazione. E lascia che te lo dica una volta per tutte. Gli uomini che non riescono ad apprezzarmi o sono ciechi o gay. E non mi pare proprio che tu vada in giro con il cane e il bastone. No, cazzo, io non sono gay, Marta. Gesù. Allora smetti di allontanarmi da te. Io posso aiutarti. Aiutarmi con cosa? La persona. Quella che ti ha ferito. Non so di cosa tu stia parlando. È stato un uomo, non è vero? Che cosa ti ha fatto? Ok, adesso me ne vado. Chiaro? Adesso mi volto e vado via. E tu non mi segui, mi hai capito? Bene. Non sto giocando, Marta. Sì, invece, Mr. Grumo. Tac! Che cazzo stai facendo? Ti piace, Mr. Grumo? Io sono Mrs. Grumo perché ho ancora le mie cose. Tac. Non toccarmi, tac. Marta. Vaffanculo! Tac. Dico sul serio, Marta, non toccarmi! Non sto scherzando, chiaro? Tieni le mani a posto! Gesù Cristo, cazzo! Oh, che cazzo, sono serio, Marta, smettila subito! Vattene via, cazzo! Marta! Marta, che stai facendo? Che cazzo stai facendo, Marta? Ti ho detto di smetterla, Marta! Sul serio, tieni quelle cazzo di mani a posto! Marta! Oh. Marta, ti prego, basta. Sta fermo.